Oggi intervistiamo Luca Bignami e Nicola Ventura, due giovani campioni di orienteering, che cominceranno spiegandoci cos'è. Sì, l'orienteering, che in italiano è stato tradotto corsa di orientamento, è una corsa con una cartina, si può correre in prati, in boschi, in città, e su questa cartina sono segnati alcuni punti e il concorrente deve raggiungere più velocemente possibile questi punti seguendo la strada che preferisce e vince chi alla fine arriva prima al traguardo. Quindi in realtà non conta tanto chi va più veloce, ma chi è capace di orientarsi, di scegliere la strada giusta. E poi ho letto che esistono vari tipi di orienteering. Sì, no, non c'è solamente la corsa di orientamento, ma ci sono anche altre discipline. Ad esempio l'orienteering si può praticare anche con la mountain bike, oppure sulla neve facendo sci orienteering, che è con gli sci di fondo. E per i portatori di handicap c'è anche una disciplina che si chiama trail-o. Possono provare tutti a praticare l'orienteering o c'è bisogno di qualcosa particolare, doti fisiche, attrezzature? No, magari è forse consigliato non essere asmatici, perché in primavera forse può dare un po' fastidio. Però in generale sì, possono provare tutti, chiunque voglia, anzi è ben accetto. In Italia esiste un vero e proprio campionato di orienteering, che è la Coppa Italia. La Coppa Italia del 2007 si è conclusa da poco, raccontateci com'è andata. Per me è andata molto bene, nonostante un po' di risultati altalenanti, alla fine sono riuscito a raggiungere il terzo posto. Tra l'altro un nostro compagno di squadra, sempre nella mia categoria, è arrivato secondo. Io invece, anch'io ho avuto dei risultati un po' altalenanti e purtroppo sono arrivato quarto, penso quarto o quinto per pochi punti. Però vabbè, speriamo di rifarci quest'anno, dai. Giusto, perché è appena iniziata la Coppa Italia del 2008. Esattamente, questa settimana, nel weekend tra il 29 e il 30 marzo, è ripresa e è iniziata bene, dai. Sono riuscito a concludere secondo, a pochi secondi dal primo, quindi speriamo di continuare così. Una domanda classica: come avete iniziato a praticare orienteering? Io personalmente, e anche Nicola, l'abbiamo conosciuto alle scuole medie. E grazie ai nostri professori di educazione fisica, e in seguito ci siamo appassionati e abbiamo provato anche grazie alla MASI, che ci ha dato l'opportunità di proseguire, e man mano ci è piaciuto e abbiamo continuato e adesso siamo qua che continuiamo a farlo. Altra domanda classica: quali sono state le gare più belle che avete fatto, le soddisfazioni più belle che vi siete presi e invece i momenti più brutti da dimenticare? Sicuramente la gara più bella che si ripete ogni anno è il campionato italiano, e si svolge in due gare, una a staffetta e una invece a concorrente singolo. E sicuramente quando si arriva per esempio a podio in staffetta è un momento molto bello. Per me è stato 2 anni fa, in cui sono riuscito a vincere il meeting internazionale di Venezia, che è probabilmente la gara più importante che si svolge in Italia. E i momenti da dimenticare? I momenti da dimenticare 2 settimane fa, in cui siamo andati a fare una gara in un posto che non mi è piaciuto particolarmente, che è in provincia di Treviso. E sei perso. Sì, sono andato decisamente male, era una gara molto lunga, pioveva, quindi condizioni pessime, io sono andato male e decisamente non mi sono divertito quel giorno lì. Per me è stato qualche anno fa una gara sempre su in Alta Italia, in Trentino, dove mi sono completamente perso, ero andato in crisi e mi sono ritirato. Adesso una domanda che stiamo facendo a tutti gli atleti che intervistiamo: si stanno avvicinando le Olimpiadi di Pechino. Cosa ne pensate delle Olimpiadi anche alla luce della questione del Tibet? Io penso che ora come ora la situazione sia ancora molto confusa e che comunque le Olimpiadi però si debbano fare, perché sono una forza aggregante, nel senso che lo sport porta dei valori, porta la fratellanza, l'amicizia e la voglia di competere, però comunque sempre in maniera amichevole. Anch'io condivido quello che ha appena detto Nicola e mi metto dalla parte di atleti che si preparano per anni e anni per prendere parte a questo appuntamento. Un esempio è quello che ha detto qualche settimana fa Max Rosolino, che è un grande nuotatore italiano, che ha detto: penso che le Olimpiadi siano un modo per portare un segno di pace in questi paesi che sono così scossi da questi avvenimenti. Per finire, un appello: cercate di convincere quanti più potete dei nostri ascoltatori ad iscriversi a un corso di orienteering. Se siete amanti della natura, vi piace viaggiare e non avete paura di niente, volete provare qualcosa di alternativo, diciamo,
Secondo me questo sport è lo sport che fa per voi. È uno sport per persone molto eclettiche. Venite a provare perché sicuramente vi piacerà. Benissimo, grazie ancora ragazzi, in bocca al lupo per i vostri prossimi impegni e ciao a tutti i nostri ascoltatori.